No, ragazzi, questo gioco è strano. Questo gioco è strano. Come dite che anch'io sono strano? Mai quanto questo gioco, cacchio! Oh, mamma, già le opzioni sono stranissime. Sono intenzionato a risolverlo. Io non so se capirò qualcosa di questa storia. È troppo strana. C'è del sangue intanto qui. Noto del ketchup, della marmellata. Ah, devo togliere praticamente la nebbia dalla foto. Era molto fredda questa foto. Una normale famiglia. Beh, oh zio, normale. La mamma ha gli occhi sbilenchi. E c'era quello dietro che era un cacchio di ciclope. Uno dei bambini era triste perché non era come gli altri. Sempre più strani, ha avuto una sorta di la ciclopia. E sapete che esiste questa cosa? Purtroppo esiste, è una malattia. Alcuni bambini nascono con questo, col ciclismo, lo chiamo così, ma è una cosa triste. E ha pensato di suicidarsi. Cavolo. Però dai, cioè, aveva un occhio grande. Un occhio così grande vale per due, secondo me. Non c'è modo di farla così drastica. Ma capisco il suo dolore, davvero. Non voglio giudicare le azioni, perché a volte cose del genere fanno davvero male. Tra l'altro con la ciclopia, questa malattia, non vivi tanto. Proprio vivi veramente poco. Però esiste. Si è appeso al lampadario. Ma non regge bene. Per fortuna. Per fortuna, non dovrebbe reggere. Si è spezzata la corda. Non ha voluto uccidersi davvero. Perché poteva scegliere un punto più solido se avesse voluto farlo. Però che triste. Ah, sono io che adesso devo giocare. Porta giù la corda. Zecche zacche, zecche zacche, zecche zacche, zecche zacche, zecche zacche, zecche zacche. No, no, aspetta. Oh! No, 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 no. Ehi, ehi, ehi. Ma inizia nel peggiore dei modi sta storia. La prima, per scoprire tutto dobbiamo superare i vari livelli. Iniziamo dalla prima stanza. La bilancia. Oh. Le origini. C'era un normale uvulino con due occhia. Ma i piripoppi con un occhio sono arrivati. Quindi erano già buggati fin dall'inizio. Oh! E così è nato un cipicioppi qua. Ok, gemelli. Tremolante, aiuto! Quindi sono nati dei gemelli strani con questa sorta di tubo. Gli devo dare il cibo. Sì, sì. Prendete la mia energia vitale, sì, sì! Stiamo creando vita. I nostri destini sono uniti dal corpo che condividiamo. Chi sei tu? Sei il ciclope o il bimbo due occhi? Quattro occhi? Ok, ok! Oh, il dottor! È il dottor che quando ha visto ha detto chi sei tu? Quando sono uscito dalla pancia della mamma! Separazione. Perché? Che... Oh no! Praticamente io ero quello vivo. Quando a volte nascono i gemelli così, purtroppo uno dei due ci lascia le penne. Non è detto che riescano a sopravvivere entrambi. Ok, ho tirato uno streak e strack e li ho divisi. Ma siamo sopravvissuti entrambi. No! Uno è senza braccio! No! So sad! Hai reciso il nostro corpo e diviso il nostro futuro. Dello stesso peso. Dobbiamo pesarli e vedere se sono davvero dello stesso peso. Ok, siamo... No, lui è più pesato! Oh! Devo fargli dello stesso peso, vero? Devo fare in modo che pesiamo uguali. Oh, così pesiamo uguali, no? Perfetto. Abbiamo completato un puzzle, perché dobbiamo completarli tutti. Equilibrio. Sono sull'altro piatto della bilancia. Ok, la traduzione è inquietante anche questa, ma cercherò di comprenderla. Ci vuole Sabaku no Maiko qui che mi spieghi la lore. Amico! Amico mio! Questo non è un amico, questo mi spaventa. Però un sorriso. Lo vedete anche voi il sorriso? Se anche voi soffrite un po' come me di pareidolia, vedreste anche voi una faccina. Fatemelo sapere. Dammi quale attuale. Devo accenderla. Vedete che si illumina d'immenso. Quindi uno, due, tre... No. Uno, due, tre, cinque... 6! Yeah! La danza delle fate! La danza dei miei frate! Che cosa? Shh! Mamma, si sta prendendo cura del fratello! Giocheremo assieme domani, signora Falena! Certo che con un occhio io ho una vista molto più strana, vedo cose diverse. Con questo occhio gigante, Bramosia. Lui voleva qualcosa, voleva risucchiare qualcosa questa energia. Voleva una donna, voleva una madre. Perché qua si vede una gonna? Ah, vedete che qua è in un modo e la gonna qua è di un colore diverso. O è la mia prima cotta che volevo avere questa ragazza, o non lo so, ma lo scopriremo.
Però è molto inquietante il significato di questo gioco. Ho paura di dove andremo. Andremo a vedere quanto profonda è la tana del bianconiglio. Andiamo a vedere qui. Parabons, parabins. Credo che abbiamo quasi fatto. No, questo è nero sotto. Sì! Bravo me! Ho dato un regalo a mamma. Spero che non lo butti via un'altra volta. Ce l'hai rifiutato i nostri doni, prezioso da piccolo ciclopino. Ma sono bellissimi, sono stracarini. Mamma! Ritratto di famiglia. Perché tutto vibra? Perché? Devo scoprire il perché del ritratto. Accendiamo la luce. Devo forse trovare un modo per aprire la zuona. Ah, devo vedere il ritratto. Così, perfetto. Aspetta, non è proprio perfetto. Ecco, ora fuoco, credo. Sì, ok, preso. Tutti normali, avete visto? Lui è senza braccio. E io sono il bambino ciclope, quindi è una storia vera. Oggi faremo la foto di famiglia. Stare con la mia famiglia mi rende così felice. Finché ti tengono, ma questi sono famiglie di Melma. Camera oscura. Oh, no, no, no. Vediamo qua. Come hanno le facce? Ce l'hanno tutta così! Ce l'hanno le facce così! Oh, mamma. Aspetta che devo fixarla. Ok. Oh, ha del sangue questa foto. Non è che mi sono macchiato del sangue della gelosia di mio fratello. Sono diventato... Li ho ammazzati. Ecco perché erano impiccati. Tutti morti e io? Io no, vero? Tutti morti tranne io, vedete? In una stanza rossa. Tutti sono avvolti dal rosso. Che significa nel gergo... Marmellata! E io ho paura della marmellata. Esplorazione. Sono io che riguardo il mio passato e una persona. Questa mano di chi è? Di Voldemort. Di chi è? Dobbiamo scoprire il mistero, ragazzi. Qua vedete che le foto hanno una sorta di scia dietro. Bisogna collegarla forse alle cose, ai cerchi che si vedono sul muro. Però mammina, vedete, secondo me il problema è nato da mamma, che aveva gli occhi molto strani. Questa probabilmente è qui. Così. E questa è qui. Sì! No, 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 no! No, 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 no! Chi è il vostro gabibbo? Big Brain preferito? Luce e ombra sono connesse l'una all'altra. Invece io e te, fratello, io e te... L'abitudine strana di papà. Cosa faceva nell'oscurità papino? Ci dava da mangiare gli insetti? Vabbè che adesso ormai anche l'Europa ha provato la farina di grano e tutte ste robe, però l'abitudine... Ah, si fumava! Si fumava... si fumava le... Si fumava le... Bla 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 bla! Si fumava la polverina strana di insetti, papino! Guardalo che strano! Vedete che la pippa ha un colore? Prima la rossa. Se metto il rosso cambia in giallo, poi il giallo. Ok, ok. Era tutto nel colore della pippa. L'arancione dovrebbe essere giallo e... o verde o giallo e rosso. Dovrebbe essere giallo e rosso, arancione, sì. È logico, è anche logico. Il viola dovrebbe essere il blu e il giallo o il verde. Non mi ricordo, cacchio. O forse il blu e il rosso. Aspetta. Il blu e il rosso, vero? Sì. Mamma mia, mamma mia. Ma chi siamo? Ma chi siamo? Ecco, mangiati, beviti la sostanzina. Fumatore incallito. Incallito, ma ce l'ho fatta. Macina. Tutto in un mortaio di pietra. Prima o poi lui succhierà. Succhieremo tutto. Come l'ombelico di prima. L'abitudine di mamma. Pazzi, tutti pazzi. Faceva la Mona Lisa per Leonardo nel tempo libido. Ogni tanto andava dal suo Leonardo. Era l'amante. Uguale identica. Stessa bellezza strana. Ah, dove guarda lei? Allora, clicco qua. Ora lei guarda per di qua. Ora lei guarda per di qua. Vedete, è l'ordine con cui mamma guarda i fiori. Beh, è stato facilissimo. Un'abitudine anche tranquilla. Guardava l'arte povera. Segui il suo sguardo e guarda vicino. Alla fine sarà contenta. Io ho solo un occhio, non so seguire bene gli sguardi. Il tesoro del fratello, è tutta la famiglia troll. Ehi, piccolino, 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 piccolino. Guarda com'è, ingrandisce gli occhi. Cucci, cucci, cucci. Cucci, 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 dammi questa chiave. Cosa devo fare? Ah, si sta aprendo il lucchetto comunque, noto. Vedete che in base a come muovi. Adesso devo andare a sinistra, vero? Ok, ora di nuovo a sinistra. Dove puntano più occhi, vedi? Ora puntano più a sinistra o più a destra? Mi sembra più a sinistra, quindi ancora a sinistra. Sì, quindi è così. Ora più a destra. Ora più a destra gli occhi. Sì, è
era in base a quanti gli occhi guardavano da una parte o dall'altra. E abbiamo trovato la chiave e tutti i suoi giocattoli tarocchi. Ci sono anch'io tra i giocattoli. Non sapevo che il fratello avesse così tanti giochi. E io zero. Volevano più bene al fratello allora. Vecchio libro di storie. Mamma mia, ci avviciniamo alla cosa più cattiva nel segreto della famiglia. Un libro di storie che mi hanno tenuto nascosto per anni. A me bambino ciclope, eh? A me tenete i segreti. Cos'è? Le arti oscure, le arti arcane, sì. È stata tutto la mania di mamma, la mania di papà. Dalle onde del mare, un mondo, una mano demoniaca mi prese l'occhio. Sì, i pesci, quei dannati pesci e cani si sono posati sui miei occhi. Ma è ovvio, non sono pazzo! Esatto, è tutto successo quando ero un piccolo bebè. Si è formato il mio occhio. È successo così, esatto. Ero così calmo tra le onde del mare, quando ero ancora nella pancia di mamma, tutto andava bene lì. Ma poi mi sono svegliato e mi sono reso conto. E lì ho capito di essere malvagio. Vecchio libro di storie. Diavolo, sono stato io a portare tutta questa infelicità. Mi sono reso conto. Sbirciando. Oh mamma. Quindi pian pianino quando ero... Però già tanto che mi davano da mangiare, mi tenevano in famiglia, voglio dire, poteva andarci anche peggio. Ci sono dei pezzi di oggetti qui. Cosa voglio fare? Sembra un cannocchiale. Volevo sviare qualcosa. Ok, e qua devi montarlo. Per fortuna io da piccolo avevo un cannocchiale, quindi più o meno questa dovrebbe essere la parte centrale. Quindi ecco, questa te la metti qua. Tac! Fatto! E devo riprendere l'immagine. E questa è un'immagine che va messa a fuoco con il cannocchiale. Vedete, bisogna mettere tutti i pezzi giusti. Oh, sto vedendo qualcosa di stranissimo. Sto vedendo qualcosa di veramente strano. Solo che qua è anche abbastanza semplice, direi. La mia famiglia stava parlando con dei pesci! No, non potete farmi questo. Non potete! E qualcuno si è messo davanti. Stavo scoprendo... Oh! Mi hanno incappucciato i pesci, mi hanno rapito! Chi erano questi pesci? Pesci cani! Oggi il fratello è uscito con mamma e papà. Mi hanno venduto! Ma cosa? Oh! Il mostro dei pesci! Guarda come mi ha trattato! Guarda che roba! Io ero solo un bel ciclope! Mamma mia! No, dobbiamo andare a fondo! Dobbiamo continuare, dobbiamo assolutamente capire cosa è successo. Andiamo avanti, voglio capire come va la storia. Protesi. Wow, culto della testa di pesce. Ma questo gioco, this game is follia. Ho fatto una protesi per mio fratello. Vedi, lui non aveva un braccio, l'abbiamo montata. E la protesi aveva anche degli aggeggi, dobbiamo metterla a posto. Guarda, funziona. Però io come faccio qui? Allora, vediamo. Ah, devo ripetere i movimenti. 1, 2, 3, 4, già. Ah! Vai, rifammi i movimenti. Ok. No, ho sbagliato. Sì! Mamma mia, ti ho salvato la vita, fardello. Devi ringraziarmi. I miei genitori mi hanno dato un regalo. Ero felicissimo, ma loro hanno semplicemente pianto dicendo di essere dispiaciuti. Che cattivoni. Cuore di pinguino. Not! È veramente un pinguino. Levati via sti pesciolini. Sei in combutta con loro, eh? Pennuto strano. Oh, non mangiarmi. Oh, mamma mia, che occhi strani che ha. Guarda che brutto. Devo entrare in un tunnel. Sono... Oh, mamma. Due. Cosa vuol dire due? Vedete che qua c'è due. Andiamo per di qua. Tre. Andiamo per di qua. Quattro. Andiamo per di qua. Cinque. Andiamo per di qua. No, ho sbagliato, quindi avete capito, dobbiamo ricordarci, quindi destra, sinistra, sì, sono uscito, è il mio cuoricino che si stava guardando io che giocavo, un rimedio popolare, puoi crederci o no, ma non puoi dimostrare che sia reale. Spiegatemi se voi nei commenti avete capito. Spiegatemi. Perché non sto... Sono io che sono stupido o questo gioco è che è fuori dal normale? Forse tutte e due. Ah, devo tagliarlo con... Nutrimento in questo senso. Nutrimento, dato che era un pinguino.
ed ho da mangiare. Mio fratello si è mangiato il mio cuore. Forse è una simbologia per dire che mi ha strappato il cuore. Si è mangiato i miei sentimenti. Ma cosa pensava mamma? Mi crescerà la mano se mangio questa strana roba? Ma mamma è pazza. La strana mania di mamma. Oh, teatro pubblico. Sì, ma io non voglio più giocare a sto gioco. E di nuovo mi ricorda la pancia della mamma. Aiuto. Qua devo aprire. Ok. No, 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 no. Da cos'è? Non il pesce? Ah, qua mostra la storia di noi bambini che eravamo usciti, la nostra storia. Ok. Sono i vari atti. Vedete che se clicco qua cambiano gli atti. Ok. Forse devo trovare l'atto giusto. È che io ero in disparte e loro amavano solo lui. Sembrava così la storia. E poi qua eravamo tutti... Probabilmente devo metterli in ordine. Cosa? Loro adoravano dei pesci. Sembrava che i pesci venissero tipo dall'alto. Hanno pregato tipo i pesci. Non sto capendo un cacchio. Sempre felici, io sto diventando geloso. Oh, ce l'ho fatta. Totalmente a caso ce l'ho fatta. Devo guardarmi tutta la storia. Oh no. Oh no. C'è di nuovo quello strano pesce. Ma questa volta non è un pesce. Continuavo a dire a mamma e papà: non posso darvi una mano, la volete? Non volevano la mia mano. Primo incontro col culto della testa di pesce. Era un culto. Era uno strano culto. Se non avevi la testa di pesce, no. Forse io sono nato dal culto della testa di pesce. Mi hanno fatto qualcosa loro. Oh mamma. Qua devi fare le stesse cose, vedete? Gli occhi devono stare nella stessa direzione, ma specchiati. Giustamente. Quindi tipo così. Sì, ok. Lo specchio è il mio forte. Sì. Vabbè, me la fate difficile ora. Devo sempre guardare la prospettiva delle cose. Ad esempio, qua sono tre. Qua sono due. Qua sono due. Qua sono tre e qua sono due. Ok? Questi vanno praticamente al centro, quindi vanno bene. Anche questi vanno bene perché sono tre. Solo l'unica cosa è farlo al contrario. Mentre questi vanno così. Questi vanno così. E questi vanno così. Sì! Questa è intelligenza, brothers. Oh, signori pesci! Il culto dei pesci. Faceva finta di essere santo, ma non lo era. Il culto della testa di pesce. Un gruppo di teste di pesce con uno strano credo. E cosa facevano? E cosa mangiavano? E come vivevano? E come respiravano fuori dall'acqua? Questi dannati pesci hanno fatto un patto demoniaco, per forza. Come sopravvivere fuori dal mare, eh? Andiamo a vedere cosa conteneva. È un labirinto, come possiamo notare. Oh, a caso! Se ti stacchi il braccio... No, dovevo capire! Diavolo, sacrificio, guarigione. Praticamente se avessi fatto un sacrificio al diavolo avresti ottenuto la guarigione. Forse il mio occhio viene dal fatto che io dovevo diventare tipo un pesce. Sapete che i pesci a volte hanno degli occhi strani? Addirittura alcuni forse sono monoocchio, eh? Probabilmente esiste una specie di pesce monoocchio. Potrebbe essere. Praticamente qua c'è stato un sacrificio satanico, una roba del genere. Sembrerebbe così. Al culto dei pesci. Semi di girasole, ma ormai non mi stupisco più di niente. Viene sempre fuori una roba più strana. Questo però mi ha stupito. Che cacchio è sto coso? Questa mascotte di FNAF. Guarda che schifo. Si mangia l'ebola. Oh, guarda come sta diventando marcio. Ha vomitato tutto e si è arreso. E ha detto di ripetere. Devo aiutarlo a mangiare tutto. È come quei canali di Mukbang Challenge. Devi bere l'acqua. Devi fare le scelte giuste per aiutarlo a mangiare tutto senza che vomiti. No, no, mangia il formaggio che così stai meglio. Devo bilanciare. Devo bilanciare. Ora bevi un bicchiere d'acqua. È questione di bilanciamento. Puoi resistere ancora un po'? Sì, che puoi. Sì, mangia il formaggino piccolino. E ora bevi l'acqua. E ora andrà bene. Andrà bene, vero? Ce la puoi fare, dimmi che ce la puoi... Ah, mi ha vomitato tutto. Bisogna bilanciare bene. Vai, bevi. Vedi che non però... È l'ultimo sorso. Dai! Sì! Ce l'ha fatta!
Era solo bilanciarlo perfettamente. Gli è cresciuto per preparare il necessario per la cerminoria. Trovi i semi di girasole. Questi scemi... Scemi di girasole che servivano per i... per fare il rituale. Escono dalle pareti. Vabbè. Cos'è sta cabalù, cabalà, trillallì, trillallà. Ah, ok, qua devi mettere i simboli, vedi. Eh sì, la matematica qua. Grazie, dopo la signora dei limoni mi bastava anche questa. Devi mettere tutto nel girasole bene. X5-5. Ma sicuramente, guarda. Sicuramente ce la faccio. Sicuramente. Ma guarda, 100% che ce la faccio. Tutti fatti. Cos'è sta? Mamma mia, quanti sono? Aiuto. No, ti prego. Ok, mi sa che lo finirò a casaccio anche questo. Sono coordinate queste. Coordinate dall'occhio. 0, 0. Altezza è 6 di altezza. Ok, B è 6 di... Ok, ho capito, sono coordinate. 3X. Però io qua non ho le coordinate. È un po' devi andare ad occhio. No, questo qui è questo qui, vero? Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Il maestro delle coordinate! Ovvio. Era così. Era così. Trova i petali. I peti devo trovare. Cervella di scimmia. No, ma povera scimmietta. Ma devo aprirla? Devo aprirla in due? Perché gli ho fatto prendere un gelato? No, devo aprirla in qualche modo. Secondo me devo fare tipo un tappo. Dobbiamo trasformare sta cosa. E come la trasformo sta scimmia? Deve avere il girasole. È Flowey? Ah, serviva il gancio magico. Così lo posso prendere, alzare e prendere il suo squisito cervellino. Serviva per il rituale, credo. Dovevamo prendere, trova le cervella di scimmia. Devo prendere questi dannati cervella di scimmia. Budella di maiale pure. Non rispetto per gli animali, non c'è, va. Che brutto con le tettine, guarda che brutto. Devo aprire. No, cosa sto facendo? Del maiale non si butta via niente, si dice, no? Però ha tanto da dare, ha tanto. Ok, non finisce più, siamo sicuri? Oh, ok. Ha un sorrisetto strano ora il maialino. Mi hai preso le budelle, ora prenderò te. Dove sono? Dove le nascoste? Pallina di pesce storto. Anche qui è una roba fanatica. Devo aprire gli occhi giusti, probabilmente. È una combinazione di occhi giusti. Ah, è il blu, il rosso col rosso. Ok, il verde col verde. Ok, abbiamo visto. Verde con verde, rosso con rosso, blu con... Ah, grigio con grigio, verde con verde, rosso con rosso, blu con... No! Grigio con... Rosso con rosso, verde... Grigio con grigio, verde con verde, blu con blu, verde con verde. Oh, pazzi, si sta vibrando, sta diventando un pesce. Trova gli occhi di pesce, sono tutte cose che bisogna trovare. Ovviamente in un culto di pesci si prendono pesci anche, cioè c'entra sempre un pesce nel culto dei pesci. E ora ho dovuto prendere... Cos'è sta roba? Prendere tutte le goccioline. Oh. Ma è roba... È roba da pazzi qua. Cosa sto prendendo? No, ti prego. Fratellino? Sicuro di stare bene? Non credo che mio fratello possa sentirmi. Mi sembra un po' marcio. Probabilmente ho dovuto fare il sacrificio per tornare normale. Io mi sono messo col culto del pesce. Ed è uscito qualcosa, appunto. Qualcosa di non umano. Oh, che schifo. Cosa sono larve queste? Devo buttarle dentro il frullatore. Questo è un frullatore. Ragazzi, questo è un frullatore. Devo metterle tutte dentro, probabilmente. Tutte quante, senza avere rispetto per nessuna. Non importa, piccole larve. Presto diventerete qualcosa di più succoso. Sicuramente, certamente. Non preoccupatevi, care larve mie. Dovete entrare tutte quante. Tutte quante nel bellissimo frullatore di larve. Woo!
E ora si può andare, guarda che mano! Finché non diventa una sostanzina bella buona. Credo che ce l'abbiamo. Sembra succo di prugna o succo di fragole. Trova le cocciniglie. Cosa sono le cocciniglie? La prova del culto della testa di pesce. Mi hanno messo la prova. Per essere un vero testa di pesce, io devo superare la testa di pesce. Vedete, che ognuno ha un simbolo. Quindi io devo mettere il simbolo per ognuno di loro, vedi? Questo con questo. Questo con questo. Questo con questo, giusto? Cioè, non è così. Mi sembra abbastanza semplice, se fosse così. Sì? E la X. A posto! Wololo! È andata? È andata! Bene, era molto più semplice del previsto. I miei genitori mi accarezzano il capo e molto, molto dolcemente dissero. Accarezzarono? Trucco. Mi dissero che sono un trucco della natura. Questo che volete dirmi? Accarezzato? Mi hanno legato! No! Mi serve un cervello nuovo, per forza. Ecco, appiccicato così. Non... guarda che bello. Bellissimo. E questa... qua. E questo sull'occhio. Il rituale. Secondo me volevano farlo per farmi tornare normale. È il trucco per farmi tornare normale. Tranquillo, andrà tutto bene. Perché me? Cosa mi avete fatto? Perché io sacrificio? No, però se vogliono uccidermi, allora sono pazzi. Sono pazzi. Hanno fatto pure... Mi hanno tagliato il braccio! No, il mio figlio. Ok, è mio fratello. Finché sei tu va bene. E qua bisogna fare un rituale strano che è in base al cerchio del braccio, vedi? Si intravede. Devi capirlo in base al rituale. Così? Perfetto! È un strano rituale arcaico Oh, mamma. Ok, questo è più semplice. Questo è più semplice. Così? Meno male, perché stavo veramente sclerando. Dai, che se no non si edita più questo video. Questo qua e questo qua. Dai, guarda quei triangoloni massoni stranoni. Perfetto. Vololo. Pesce gang. Oh, li hanno uccisi. Perché sono diventati bianco e nero? Il rituale è andato a male. E poi io mi sono svegliato e ho scoperto che i miei genitori sono morti. Si sono sacrificati. Sopravvivo, ma sono solo. Praticamente si sono sacrificati. Sarei morto senza questo rituale. Resurrezione. Ora voglio cosa? Questa sembra una bara, ragazzi. Mi sembra una bara. Sì! È distinto. Resuscitare i corbi è reale. I corbi è reale. Scusate, sono da troppo tempo in questo gioco strano. Fonte della vita. Fontana della vita. Quindi si possono resuscitare i corpi. Sono tornato nella tomba dei miei genitori. Oh, è tutto a destra, sinistra. Vedete, ci sono delle frecce in alto. Destra, sinistra ed eccoli lì. Gli hanno tolto il cuore. Cosa gli hanno tolto qui? Gli hanno strappato... Sì, il cuore. Il cuore. Ok. Ho preso i loro cuori per rifare il rituale, ma è un circolo vizioso. No! Fernandello, non farlo! Ti rinchiudo, ti proteggo con cura e attendo. Anche lui vuole fare il rituale per riprendere i genitori che sono morti in un altro rituale. Aiuto! E intanto il pesce mi accudisce e mi insegna, nonna pesciona, a come resuscitare i genitori. Sono diventato un stregone oscuro. Mi sono assorbito dal male. Aiuto! Aiuto! E per scoprire di più dovremo andare avanti. Ho paura di quello che vedremo. Ho davvero paura. Che strani rituali andremo a fare con questi cuori. Ma ragazzi, per scoprire come va a finire questa strana storia e per saperne più, fatemi sapere se volete vedere che continuiamo questa strana serie di giochi. Credo altri due episodi e l'abbiamo finito. Però molto interessanti puzzle, è abbastanza divertente, però anche molto inquietante e criptico. Al momento non ho capito bene tutto. Magari riguardando il video capirò qualcosa di più. Quindi lascio a voi, spettatori, scoprire qualcosa di più su questo gioco. Se sapete qualcosa scrivetelo nei commenti. Lascerò like ai commenti migliori. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo alla prossima fantastica avventura strane. Ciao ragazzi!